ragazzo che anche Joe Hart della Fiorentina, un ragazzo che chiedeva aiuto e ha trovato la morte. Allora, oggi fatelo parlare. Allora, ascoltatelo con attenzione, vi ruberà soltanto qualche minuto, poi la festa continuerà, deve continuare il ricordo anche dei ragazzi che non ci sono più. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, è un onore essere qui nella casa della Curva Fiesole. Noi come famiglia chiaramente siamo uniti a doppio filo alla Fiorentina, Riccardo ancora di più perché ha giocato nella Fiorentina per tanti anni, anche con dei buoni risultati perché ha vinto il torneo di Viareggio, è stata l'ultima squadra vincitrice del torneo di Viareggio nella storia della Fiorentina. E la mia testimonianza è la testimonianza di un fratello che racconta la vicenda di Riccardo quella sera, che è in difficoltà, sta chiedendo aiuto. E purtroppo queste persone che incontra, questi carabinieri, pensano di dargli aiuto ammanettandolo. Riccardo non ha... Riccardo non aveva fatto niente di male, Riccardo era incensurato, era in preda a un attacco di panico e stava chiedendo aiuto. Questi carabinieri lo ammanettano, lo prendono a calci, lo insultano, lo schiacciano, non permettono i soccorsi e purtroppo lo soffocano e Riccardo muore. In questa situazione quello che dobbiamo subire, oltre che Riccardo sia morto, è che lo vogliano fare morire due volte perché insultano la dignità, insultano l'onore, come spesso succede in questi casi, come facendo passare che Riccardo in quel momento lì era giusto che morisse. Incominciano a costruire un castello, incominciano a dire che Riccardo stava spaccando tutto, che Riccardo era un tossicodipendente, che Riccardo si picchiava tutti. E la nostra battaglia è per Riccardo, per la memoria di Riccardo, per il bambino che lascia, che è Brando, e ha 2 anni e mezzo, e che quando sarà grande dovrà sapere che persona era Riccardo. Una grande persona. Io vi ringrazio del sostegno. Vi ringrazio del sostegno veramente di cuore perché ne abbiamo bisogno. Abbiamo creato un gruppo su Facebook che sono gli amici del Magro. In pochi mesi siamo diventati quasi 12.000, dove vengono raccolti i ricordi di Riccardo, foto e soprattutto una lotta perché sia fatta giustizia, sia fatta verità per questo caso. Io penso che Firenze in questa vicenda deve sentirsi colpita al cuore perché gli succede a un ragazzo fiorentino e in una via storica di Firenze che è quella di San Frediano. Da Firenze sono partite grandi battaglie per la nostra storia. Firenze non vuole le mosche sotto il naso e quando c'è delle ingiustizie è la prima, Firenze come città, e si differenzia dalle altre per scuotersi e per far cambiare le cose. Io spero che sia così questa volta perché quello che è successo a Riccardo non succeda più a nessuno, perché come è successo a lui ci potevano essere chiunque di noi in quella notte lì. Grazie ancora a Verità e Giustizia per Riccardo. Allora, questa festa è sicuramente per noi e ci siamo.